fu la dimostrazione di un sistema investigativo che fino allora non era stato applicato e che era addirittura banale. Bisognava prendere un certo numero di persone, scelte bene ovviamente, e dargli solo l'obiettivo della cattura di un latitante. Ovviamente chi era il più grosso latitante dell'epoca? Salvatore Riina. E cominciamo nell'agosto del 92 e lo prendemmo a gennaio del 93. Il generale dei Carabinieri Mario Mori ad Arezzo per un incontro organizzato dalla biblioteca in collaborazione con la Fondazione Guido d'Arezzo. Nel 1990 fu tra coloro che per primi lavorarono nel ROS, raggruppamento operativo speciale, lo stesso che con a capo il capitano Sergio De Caprio, noto anche come capitano ultimo, arrestò Totò Riina. Quando io arrivai giù c'era il problema, c'erano stati da poco le morti di Giovanni Falcone e poi di Paolo Borsellino, e quindi fu un impegno proprio d'onore. E decidemmo proprio di attaccare la mafia in maniera precisa, con due obiettivi. Uno, alla ricerca di fonti di livello, perché le fonti ce n'erano, ma erano modeste. E puntammo su Vito Calogero Ciancimino. E l'altra fu l'attacco ai latitanti, e il latitante principe era io. Questo fu, prima a mio avviso si sbagliò, l'arma territoriale, la polizia hanno svolto un'opera bellissima, difficilissima, ma per quel tipo di criminalità ci voleva qualche cosa di mirato e noi l'abbiamo fatto, un'azione mirata nei confronti dei latitanti. Recentemente ha pubblicato in esclusiva sul quotidiano online il sussidiario.net la sua memoria dopo la recente assoluzione in Cassazione da ogni accusa per la presunta trattativa Stato-mafia. Una memoria nella quale il generale ripercorre i dettagli del suo operato e che, mentre celebra gli eroi uccisi dalla mafia, getta contestualmente un inquietante sguardo sull'operato dell'allora Procura di Palermo e rimanda a una sostanziale revisione dei fatti negli anni 90 e poi anche successivamente. Durante l'incontro anche un intervento del colonnello Claudio Rubertà, attuale comandante provinciale dei Carabinieri. Il memoriale scritto dal generale Mori ha una triplice valenza. Uno, la prima è quella di spiegare la sua piena innocenza e il perché delle sentenze di completa assoluzione. La seconda è di dimostrare la sua personale resilienza agli eventi che avrebbero abbattuto chiunque altro dopo 20 anni di processi, e la terza è quella di ricostruire un pezzo di storia italiana, perché il generale Mori è un pezzo di questi ultimi decenni di storia nazionale, perché la guerra alle mafie è parte integrante, essenziale della storia nazionale. Quindi per noi è stato davvero molto gratificante anche essere vicino ad una personalità di questo livello. Si pensi che queste sentenze assolutorie rimettono in discussione la storia nazionale di questi ultimi decenni. No, adesso sono certamente soddisfatto, ma non è finita, perché adesso passa l'attacco. Io voglio togliermi qualche sassolino nelle scarpe che ho e che ci tengo a togliermelo e a ributtarlo in faccia a qualcheduno.